Amanti del brivido, benvenuti su Chill Tales. Sono Alessandro Capraro e oggi abbiamo un appuntamento speciale con il soprannaturale in questa serata invernale. Vi presento La ricorrenza di H.P. Lovecraft, un racconto che fa parte del nostro speciale natalizio Fantasmi di Natale. Preparatevi a esplorare i misteri che si celano dietro le festività, dove antiche tradizioni si mescolano con l'orrore. Questo racconto, insieme ad altri racconti spettrali e inquietanti, è disponibile nella nostra playlist Fantasmi di Natale su Chill Tales. Accendete una candela e avvolgetevi nel vostro plaid preferito, mentre ci immergiamo nelle pagine oscure di questa storia. Benvenuti in un Natale diverso da qualsiasi altro. I demoni riescono a far sì che ciò che non esiste appaia agli uomini come se esistesse. Ero lontano da casa, sotto l'incantesimo dell'oceano orientale. Al crepuscolo lo sentivo frangersi sulle rocce e sapevo che si trovava appena al di là della collina, dove i salici curvi fremevano contro il cielo limpido e le prime stelle della sera. Poiché i miei padri mi avevano convocato nell'antica città costiera, mi inoltrai nella neve appena caduta e imboccai la strada che dirigeva, solitaria, verso il puntolino di Aldebaran, lassù tra gli alberi e il vecchio borgo che non avevo mai visto ma spesso sognato. Era Yuletide, la ricorrenza che gli uomini chiamano Natale, pur sapendo in cuor loro che è più antica di Betlemme e Babilonia, più di Menfi e della stessa umanità. Era Yuletide e finalmente giungevo all'antica città di mare dove la mia gente aveva vissuto e celebrato il rito anche nei tempi andati, quando era proibito farlo. I padri avevano raccomandato ai figli di osservare la ricorrenza almeno una volta ogni secolo, in modo da non dimenticare gli antichi segreti, perché il mio era un popolo già antico quando questa terra era stata colonizzata 300 anni prima. Era gente strana, arrivata di soppiatto come un oscuro popolo del meridione da terre di sogno ricche di giardini e di frutteti, e prima di imparare la lingua dei pescatori dagli occhi azzurri, ne parlava un'altra. Ora, sparsi per la terra, i miei concittadini condividevano soltanto i rituali e i misteri che nessun vivo può comprendere. Quella sera fui l'unico ad arrivare nella vecchia città di pescatori, come prescrive la tradizione, perché solo i poveri e i solitari ricordano. Kingsport mi apparve oltre la cima della collina, distesa nel gelo dell'imbrunire. La nervosa Kingsport, dagli antichi campanili e banderuole, travi e vecchi comignoli, moli e piccoli ponti, salici e cimiteri, e infiniti labirinti di stradine ripide e tortuose, al centro delle quali si ergeva la chiesa come una corona che nemmeno il tempo può toccare, e mucchi di case coloniali che guardavano in tutte le direzioni, in più strati e livelli, come le costruzioni disordinate di un bambino. L'antichità volteggiava con ali grigie sugli abbaini sbiancati dall'inverno e sui tetti a spiovente. A una le finestre dei piccoli vetri e altre luci si accendevano nel gelido crepuscolo per specchiare Orione e le antiche stelle. Il mare sferzava moli consunti, il mare segreto, immemore, dal quale la mia gente era venuta un tempo. Verso la sommità della strada, un poco a lato, sorgeva una seconda vetta che era il cimitero. Nuda e spezzata dal vento, era costellata di lapidi nere che affondavano nella neve, come unghie decomposte di un gigantesco cadavere. La strada era perfettamente solitaria, senza impronte, e a volte mi pareva di udire il terribile cigolio di una forca scossa dal vento. Nel 1692 quattro dei miei antenati erano stati impiccati per stregoneria, ma non sapevo dove.
percorrendo la strada che girava intorno la collina e di qui scendeva verso il mare, cercai di cogliere gli allegri rumori di un villaggio di sera, ma non sentii nulla. Pensai al periodo particolare e mi dissi che probabilmente quei vecchi puritani avevano tradizioni natalizie diverse dalle mie, che magari tutto si riduceva a una serie di preghiere davanti al focolare. Da quel momento smisi di cercare tracce di divertimenti o di altri pellegrini, ma continuai per la mia strada davanti alle case fiocamente illuminate e alle mura di pietra dove le insegne dei vecchi negozi e le taverne sul mare cigolavano nella brezza salata, mentre i grotteschi batacchi delle porte, in mezzo ai colonnati, scintillavano ai fianchi di stradine deserte non pavimentate, riflettendo la scarsa luce che pioveva dalle finestre coperte da tende. Avevo visto qualche pianta della città e sapevo dove trovare la casa della mia famiglia. Mi era stato detto che sarei stato riconosciuto e accolto volentieri, perché le tradizioni nei villaggi vivono a lungo. Così mi affrettai lungo Back Street e Circle Court, attraverso la neve fresca che copriva l'unica arteria veramente pavimentata della città, e da qui verso Green Lane, nel punto in cui sbocca dietro la Market House. Le vecchie carte erano ancora efficaci e non ebbi problemi, ma ad Arkham dovevano avermi mentito quando avevano detto che qui c'era il tram, benché sulla mia testa non vidi fili di sorta e comunque la neve avrebbe nascosto i binari. Ero contento di esserci arrivato a piedi, perché la vista del villaggio bianco dalla collina era stata bellissima. E adesso ero impaziente di bussare alla porta dei miei. Era la settima casa sulla sinistra in Green Lane, con un vecchio tetto spiovente e il piano superiore che sporgeva visibilmente, il tutto costruito prima del 1650. Quando mi avvicinai, vidi che l'interno era illuminato e le finestre dai vetri a losanga dimostravano che la casa era conservata nel rispetto della sua antichità. La parte superiore sporgeva sulla strada coperta d'erba e quasi toccava l'abbaino dell'edificio di fronte. Mi trovavo in una specie di galleria formata dalle due abitazioni, con la bassa soglia di pietra completamente priva di neve. Non c'era marciapiede, ma le porte delle case erano in genere piuttosto alte e si raggiungevano da una doppia rampa di scale con la ringhiera di ferro. Era una scena piuttosto insolita. E siccome ero nuovo nel New England, non avevo mai visto niente di simile. La apprezzavo, ma mi sarei sentito meglio se avessi visto qualche impronta nella neve e gente nelle strade, e qualche finestra senza le tende chiuse. Quando usai l'antico batacchio, ero quasi spaventato. Una sorta di tremore si era impossessato di me. La stranezza della mia gente, la solitudine della sera, il profondo silenzio dell'antica città dai bizzarri costumi. Tutto contribuiva. Quando mi aprirono, trasalì addirittura, perché prima che la porta di casa cigolasse, non avevo sentito il rumore di passi. Ma la paura non durò a lungo. Il vecchio in vestaglia e pantofole che stava sulla soglia aveva una faccia del tutto banale e rassicurante. E anche se a gesti mi fece capire di essere sordo, con uno stilo e una tavoletta di cera scrisse un'antica formula di benvenuto. Mi introdusse in una stanza bassa, illuminata dalle candele, con travi massicce ben visibili e mobili neri e frugali del XVII secolo. In un ambiente del genere il passato era vivo, perché non c'era un solo particolare fuori posto. Vidi un immenso camino e un filatoio al quale, nonostante il giorno festivo, si adoperava una donna curva, rivolta dalla mia parte. Costei indossava uno scialle abbondante e una cuffia e filava in silenzio. L'ambiente era oppresso da un vago sentore di umidità e mi meravigliai che il fuoco non fosse acceso. La panca scurita che si trovava alla mia sinistra
di fronte a una serie di finestre con le tende chiuse. Sembrava occupata, ma non potevo esserne sicuro. Non tutto quello che vedevo mi piaceva e provai di nuovo un senso di paura. La mia inquietudine fu rafforzata da ciò che prima mi aveva calmato, perché più guardavo la faccia banale del vecchio, più mi sentivo allarmato da quella stessa banalità. Gli occhi non si muovevano affatto e la pelle somigliava a cera, finché fui sicuro che non si trattava affatto di una faccia, ma di una diabolica mascheratura. Tuttavia le mani flaccide e curiosamente guantate scrissero parole rassicuranti sulla tavoletta, dicendomi che dovevo aspettare un po' prima di essere condotto al luogo della celebrazione. Il vecchio mi indicò una sedia, un tavolo e un mucchio di libri. Poi uscì dalla stanza. Io sedetti. Vidi che i libri erano vecchi e ammuffiti dall'umidità e che i titoli comprendevano l'assurdo Marvels of Science del vecchio Morrister, il terribile Sadducismus Triumphatus di Joseph Glanvill, pubblicato nel 1681, la Demonolatreia di Remigio, stampata nel 1595 a Lione, e peggio di tutti, l'irriferibile Necronomicon dell'arabo pazzo Abdullah Lasred, nella versione latina di Olaus Wormius, a suo tempo messa all'indice. Non avevo mai visto quest'ultimo volume, ma ne avevo sentito cose mostruose. Nessuno mi rivolgeva la parola, ma sentivo il cigolio delle insegne al vento e il debole fruscio del filatoio che la donna con la ciuffa continuava instancabile ad azionare. L'ambiente, la gente, i libri erano inquietanti o addirittura morbosi, ma siccome l'antica tradizione dei miei padri mi aveva chiamato a una strana celebrazione, decisi che dovevo aspettarmi cose bizzarre. Cercai di leggere e presto fui assorbito da qualcosa che trovai nel maledetto Necronomicon, un concetto o una leggenda troppo orribile per essere sopportata dalla mente senza perdere la ragione. Tantomeno mi piacque ciò che leggevo quando mi sembrò di sentire chiudersi una delle finestre di fronte alla panca, come se qualcuno l'avesse aperta di soppiatto. E prima del rumore alla finestra c'era stato un fruscio che non mi era sembrato quello del filatoio. Ma non voleva dire molto. La vecchia lavorava più non posso, e a questo c'era da aggiungere il suono dell'orologio che aveva battuto le ore proprio in quel momento. Dopo l'episodio della finestra non ebbi più l'impressione che la panca fosse occupata ed ero immerso nella lettura quando il vecchio tornò con un antico costume che gli stava largo e un paio di stivali ai piedi. Sedette sulla panca e io non riuscii a vederlo bene. Quella che seguì fu un'attesa snervante e il libro blasfemo che leggevo la rese peggiore. Quando suonarono le 11, il vecchio si alzò, scivolò verso un grande baule scolpito nell'angolo e prese due martelli con il cappuccio. Uno lo indossò e l'altro lo avvolse intorno alla figura della donna che aveva smesso il suo monotono filare. Poi si diressero verso la porta. La vecchia con un passo strisciante da zoppa, il suo compagno con un cenno verso di me. Aveva abbassato il cappuccio sulla faccia immobile o maschera che fosse e si era impossessato del libro che stavo leggendo. Ci avventurammo nel labirinto di stradine della città, senza il conforto della luna e nel momento in cui le luci delle case si spegnevano una a una. La stella del cane guidava orribilmente la folla di incappucciati che si riversava da ogni porta, formando una mostruosa processione che si snodava fra le insegne cigolanti e gli abitanti antidiluviani, i tetti coperti di paglia e le finestre con i vetri a losanga. Poi la folla si arrampicò sulle erte dove le case più antiche stavano ammucchiate una sull'altra e andavano in rovina insieme. Di qui il corteo proseguiva nei cortili e tra i piccoli camposanti dove i lanternoni che oscillavano al vento formavano
inedite costellazioni ubriache. Seguì le mie guide nella folla silenziosa, spinto da gomiti molli e compreso fra petti e stomaci che davano l'impressione di essere fatti di gelatina. Non riuscivo a distinguere una sola faccia, non sentivo una parola. La fantastica colonna scivolava su per il colle e mi resi conto che i pellegrini di tutte le vie convergevano verso un nodo di vicoli inestricabili in cima a un'altura al centro della città. Lì stava appollaiata una grande chiesa bianca, la stessa che avevo visto al punto più alto della strada quando avevo ammirato Kingsport al crepuscolo. Ricordo che avevo tremato, perché per un attimo mi era parso che Aldebaran stesse in equilibrio sul campanile diafano. Intorno alla chiesa c'era uno spiazzo piuttosto ampio, in parte camposanto e in parte piazza pavimentata a metà, dove il vento aveva spazzato quasi completamente la neve e case dai tetti a punta con gli abbaini sporgenti e l'aspetto spiacevolmente arcaico sorgevano tutto intorno. Sulle tombe danzavano fuochi fatui che rivelavano scorci grotteschi senza gettare ombra, il che era indubbiamente strano. Oltre il camposanto, dove ormai non c'erano più case, si poteva vedere il porto al di là del colle, le stelle che si riflettevano nell'acqua, mentre la città, al buio, era invisibile. Di tanto in tanto un lanternone oscillava diabolico su per un vicolo a serpentina, pronto a congiungersi alla folla che, senza parlare, aveva cominciato a riversarsi nella chiesa. Aspettai finché la gente fu tutta filtrata nell'edificio e anche gli ultimi ritardatari si furono accodati. Il vecchio mi tirava per la manica, ma ero deciso ad entrare per ultimo. Finalmente mi incamminai, preceduto dall'uomo sinistro e dalla vecchia che filava. Nel attraversare la soglia del tempio stracolmo e avvolto nell'oscurità, mi girai a guardare il mondo esterno illuminato dalla fosforescenza del camposanto che si rifletteva sulla sommità della collina. Nel fare questo, rabbrividì, perché sebbene il vento non avesse lasciato molta neve, alcune chiazze vicino alla porta restavano. Fu un attimo fuggente, ma i miei occhi stanchi ebbero l'impressione che sulla neve non ci fosse una sola orma, nemmeno le mie. La chiesa era poco illuminata, perché la maggior parte dei pellegrini con le lanterne erano spariti. Si erano incamminati lungo la navata tra i banchi alti e candidi fino a raggiungere le botole che mettevano alle cripte spalancate sinistramente sotto il pulpito e ora si calavano da basso. Li seguii passivamente sui gradini che immettevano nei sotterranei umidi e soffocanti. La coda di quella colonna sinuosa di marciatori nella notte mi sembrò orribile e ora che si calava nella cripta più orribile ancora. Notai che nel pavimento della tomba c'era un'apertura ulteriore dove la processione si stava inabissando. In un attimo ci trovammo tutti a scendere una scala sinistra e rozzamente lavorata, una stretta scala a chiocciola che odorava di umidità e di qualcosa di strano e che scendeva interminabilmente nelle viscere della terra fra monotone pareti di pietra di calcestruzzo in frantumi. Fu una discesa silenziosa, paurosa, e dopo un terribile intervallo osservai che gradini e pareti cambiavano aspetto. Adesso mi sembravano ricavati direttamente dalla roccia. Quello che più mi turbava era il silenzio e la mancanza di eco in cui procedeva la miriade di pellegrini. E dopo altre interminabili discese mi accorsi che nella roccia si aprivano corridoi laterali simili a tane. Da ignoti recessi di tenebra portavano fino al pozzo in cui ci trovavamo noi, avvolto nel buio e nel mistero. Ben presto i corridoi diventavano troppo numerosi, come empie catacombe che nascondessero una minaccia indefinibile. L'odore pungente di decomposizione si era fatto insopportabile. Sapevo che dovevamo esserci calati attraverso la montagna
in un ignoto recesso della regione di Kingsport e rabbrividì al pensiero che una città potesse essere così antica e sottesa da una vera e propria ragnatela di malefici. Poi vidi una debole chiazza di luce e sentì lo sciabordio insidioso di onde senza sole. Rabbrividì di nuovo perché non mi piacevano affatto le cose che la notte ci aveva rivelato e avrei preferito che i padri non mi avessero invitato a partecipare a quel rito in memore. A mano che i gradini e il corridoio si facevano più larghi, sentii un altro suono. Era il debole beffardo lamento di un piccolo flauto. E contemporaneamente si spalancò ai miei occhi la sconfinata visione del mondo sotterraneo. Una vasta spiaggia biancastra illuminata da un'imponente colonna di fuoco malato, verdognolo, e lambita da un grande fiume oleoso che proveniva da chissà quali abissi per sfociare nei recessi più bui dell'antichissimo oceano. Con il fiato che mi mancava, guardai la scena mitica e sacrilega insieme. Giganteschi funghi velenosi, fuoco livido, la folla dagli incappucciati che formava un semicerchio intorno alla colonna sfavillante. Era il rito di Iule, più antico dell'uomo e destinato a sopravvivergli, l'antichissimo rito del sostizio e della promessa di una nuova primavera dopo la neve, il rito del fuoco e del rinverdimento, della luce e della musica. Nella caverna d'Erebo vidi gli incappucciati compiere le funzioni, adorare la colonna di fuoco, gettare nell'acqua manciate di vegetazione vischiosa che rifletteva l'alone verdastro. Vidi tutto questo e qualcosa di amorfo che stava acquattato a distanza di sicurezza dalla fonte di luce, soffiando instancabilmente nel flauto. E mentre la creatura suonava, mi sembrò di udir rumori più odiosi, come un frullar di ali nelle tenebre maleodoranti dove non riuscivo a vedere. Ma ciò che mi spaventava di più era la colonna fiammeggiante, che sprizzava come l'eruzione di un vulcano da profondità inimmaginabili e non proiettava ombre, ma copriva il fondo umido della caverna di un'orribile patina verdastra. Era un fuoco che non dava calore, ma anzi trasmetteva il gelo della morte e della corruzione. L'uomo che mi aveva fatto da guida strisciò verso un punto che si trovava alle spalle della fiamma e si rivolse all'assemblea con una serie di rigidi gesti rituali. A tratti la folla faceva atto d'umiltà prostrandosi, specialmente quando il vecchio alzava sulla testa l'abborrito Necronomicon che aveva portato con sé. Anch'io mi prostrai con gli altri, perché gli scritti lasciati dai miei padri mi avevano indotto a partecipare al rituale. Poi il vecchio fece un segnale al flautista nel buio e questi cambiò immediatamente registro, provocando qualcosa di tanto orribile quanto inatteso. Io stavo per cadere a terra, travolto da un terrore che non era di questo mondo né dell'altro, ma dei folli gorghi interstellari. Dalla tenebra che si stendeva oltre l'alone mefitico della fiamma verde, dal tartaro che il fiume solcava non visto e innaturale, avanzò al ritmo del flauto un'orda di ibridi alati, docili, addestrati, che l'occhio di un uomo sano non poteva del tutto recepire né la mente del tutto trattenere. Non erano corvi, talpe, poiane, formiche, non erano pipistrelli vampiro o esseri umani decomposti, non del tutto, almeno, erano qualcosa che non posso e non devo ricordare. Avanzavano zoppicando, aiutandosi in parte coi piedi palmati e in parte con le ali membranose, e quando raggiunsero la folla dei celebranti, le figure incappucciate li afferrarono per cavalcarli, allontanandosi a uno verso le sponde del fiume buio, dentro pozzi e gallerie dove sorgenti velenose alimentavano spaventevoli e nascoste cascate. La vecchia che filava si era allontanata con la folla e l'uomo era rimasto solo perché mi ero rifiutato di prendere un animale e cavalcarlo come gli altri. Barcollando vidi che l'amorfo suonatore di flauto non si vedeva più, ma che due bestie stavano aspettando pazientemente.
Poiché esitavo, il vecchio prese lo stilo e la tavoletta e scrisse di essere l'unico rappresentante dei miei padri, i quali avevano stabilito che il rito di Yule si celebrasse in questo antico luogo. Quanto a me, era scritto che sarei tornato. I misteri fondamentali non erano stati ancora celebrati. Scriveva con una grafia arcaica e, vedendo che ancora esitavo, estrasse dalla tunica un anello col sigillo e un orologio, tutti e due con l'insegna della mia famiglia, per dimostrare che ciò che aveva detto era vero. Era tutta una prova orribile, perché sapevo dai vecchi documenti che quell'orologio era stato sepolto col mio trisavolo del 1698. Finalmente il vecchio tirò indietro il cappuccio e si indicò il volto per sottolineare una qualche rassomiglianza dovuta alla parentela. Io rabbrividì, perché ero certo che la faccia non fosse altro che una maschera di cera. Gli animali alati grattavano i licheni con le zampe inquieti e mi accorsi che ormai anche il vecchio lo era. Quando una delle creature fece per allontanarsi, la mia guida cercò di fermarla e il brusco movimento spostò la maschera di cera da quella che avrebbe dovuto essere la sua testa. Poi, siccome la bestia d'incubo si frapponeva fra me e la scala da cui eravamo venuti, mi tuffai senza più esitare nel fiume sotterraneo che mi avrebbe condotto alle grotte mairine della baia. Preferii buttarmi in quel fiotto di liquami della terra, sì, piuttosto che rischiare di attirarmi addosso con un urlo di terrore le legioni spaventose che si nascondevano nel labirinto. All'ospedale mi dissero che ero stato trovato nel porto di Kingsport, all'alba, semicongelato e aggrappato al palo che il destino aveva mandato a salvarmi. Dissero che la sera prima avevo preso la strada sbagliata e mi ero diretto nell'altro versante della collina, quello che dà su Orange Point. Erano le mie impronte nella neve a rivelarlo. Non dissi niente perché niente corrispondeva alla mia esperienza. E l'ampia finestra davanti a me mostrava un mare di tetti in cui solo uno su cinque era antico, e dalla strada saliva il rumore dei tram e delle auto. Insistettero che questa era Kingsport, e certo non potevo negarlo. Quando mi dissero che l'ospedale sorgeva vicino alla vecchia chiesa su Central Hill, mi abbandonai al delirio e mi mandarono al St. Mary Hospital di Arkham, dove mi avrebbero curato meglio. L'ambiente mi piacque perché i medici erano di mente aperta e per loro intercessione riuscii a ottenere una copia del discutibile Necronomicon di Abdullah Lasred, custodita gelosamente nella biblioteca della Miskatonic University. I medici parlavano di psicosi e convennero che la cosa migliore era che mi sbarazzassi di qualunque ossessione. Lessi una volta ancora quell'odioso capitolo e tremai da capo a piedi, perché in qualche modo io lo conoscevo già. Lo avevo visto in un'altra occasione. Le impronte dicono quel che vogliano. Quanto al luogo in cui era successo, meglio dimenticarlo. Nessuno, nelle ore diurne, avrebbe potuto aiutarmi a ricostruire dove ero stato, ma i miei sogni sono pieni di terrore e ci sono brani del libro che non oso citare nemmeno qui. Posso riferire solo un paragrafo, tradotto alla meglio dal basso latino. Le profondità ultime della terra, scriveva l'arabo pazzo, non sono per l'occhio che vede, poiché abbandonano di straordinarie e terribili meraviglie. Maledetto il terreno dove morti pensieri riprendono a fluire in corpi estranei. Maledetta la mente che non è racchiusa in una testa d'uomo. Disse saggiamente Ibn Sashabao: che felice la tomba dove nessuno stregone ha giaciuto. Felice di notte la città in cui i negromanti si sono ridotti in cenere. È antica la tradizione secondo cui l'anima dei corrotti dal demonio non vuole distaccarsi dalla creta del corpo, ma ingrassa e istruisce i vermi stessi che glielo divorano.
finché dalla corruzione nasce orrida vita e le bestie abominevoli che si nutrono di carogne si moltiplicano per vessare la terra e per diffondervi piaghe mostruose. Grandi caverne vengono scavate dove dovrebbero bastare i pori della terra e cose che dovrebbero strisciare hanno imparato a reggersi in piedi. Con la fine di La ricorrenza di H.P. Lovecraft chiudiamo un altro capitolo del nostro speciale natalizio Fantasmi di Natale qui su Chill Tales. Spero che questa storia vi abbia portato un brivido in più in queste notti invernali. Se vi è piaciuto immergervi in questi racconti spettrali, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere le altre storie della nostra playlist Fantasmi di Natale. Per esperienze ancora più coinvolgenti e senza pubblicità, visitate il nostro Patreon. Sono Alessandro Capraro e vi ringrazio per aver trascorso questo momento speciale con me. Ricordate, anche durante le festività, ogni ombra nasconde una storia e ogni storia aspetta di essere raccontata. Alla prossima, se avete il coraggio di tornare in queste fredde notti di festa.